Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi in uscita fino al 31 dicembre 2022. Quello di oggi sarà un video ricchissimo che vi metterà di fronte all'amara realtà dei fatti. Nella seconda metà del 2022 usciranno tanti videogiochi, troppi, e sarà praticamente impossibile stare appresso a tutte le produzioni. Ovviamente per un fattore economico, ma come andremo a vedere, banalmente anche per una questione di tempo. In fondo lo avevamo già detto a fine 2021, il 2022 si prospettava come uno degli anni più densi in assoluto per quanto riguarda il mondo del gaming, e nonostante tantissimi rinvii al 2023, ci troviamo di fronte a dei mesi così densi che per forza di cose saremo costretti a fare delle scelte. In questo video andremo a mettere in ordine tutto quello che secondo me è da tenere d'occhio e cercheremo di capire se ci sono titoli che vale la pena acquistare immediatamente, oppure se si può passare oltre in attesa di tempi migliori. Anche perché immagino che il backlog sia già bello pieno. Quindi, prima di partire, mi raccomando, dite addio ai vostri risparmi e mettetevi in marcia verso la conquista non violenta di internet.com e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche e seguitemi su tutti gli altri social. Trovate il link in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Prima di tutto, una doverosa premessa. Ho fatto una bella selezione per proporvi una lista quanto più interessante possibile, senza però tirare fuori un video di un'ora e passa, ma che sarà comunque lunghissimo. Quindi perdonatemi se non ho messo qualche big come possono essere i Call of Duty o i FIFA, ma al tempo stesso guardate con molta attenzione perché ho inserito delle perle indie che magari non conoscete, ma che potrebbero rivelarsi delle piacevolissime sorprese. Ovviamente se avete altri titoli da mettere in watchlist vi aspetto qua sotto nei commenti. Ebbene, ora partiamo dalla seconda metà di luglio e iniziamo con un gioco che uscirà domani, Stray. Partiamo subito con una bella scommessa perché, dai, sulla carta Stray sembra una vera figata, però a conti fatti non sappiamo nulla del gioco. Il protagonista gattone e l'ambientazione che mi ricorda Saga di Vogn sono sicuramente delle carte vincenti che faranno prendere il titolo a occhi chiusi a molti giocatori, però io ancora non ho capito bene come si sviluppa il gameplay di questo action adventure. Day One? Sì, ma aspettate, fortunatamente Stray sarà inserito all'interno del PlayStation Plus al lancio, ma non per il tier più basso, l'Essential. Quindi se siete abbonati al Plus con Extra o Premium, ve lo prendete senza spese aggiuntive, altrimenti ci vediamo domani sera in live per provare insieme le prime ore di gioco. Il 22 agosto è il turno di Live Alive e qui sono già in crisi e sono sicuro che molti di voi sono nella mia stessa situazione. Da una parte abbiamo un remake di un titolo molto importante, si tratta di un JRPG atipico e sperimentale, uscito solo su Super Famicom e mai pubblicato ufficialmente in Occidente. Questa riedizione poi presenta lo stile grafico dell'HD2D, quello di Octopath e Triangle Strategy, per capirci. Quindi si tratta di un remake di tutto rispetto. Però purtroppo vanno fatte delle scelte e per quanto l'idea della progressione non lineare della narrativa sia molto affascinante, un po' alla saga Frontier, allo stesso modo per me non c'è spazio per un JRPG di 20-30 ore nello stesso mese in cui esce Xenoblade Chronicles 3. Il prezzo quasi pieno poi può intimorire e credo proprio che aspetterò un primo corposo ribasso per prendere Live Alive. In fondo abbiamo aspettato tutto questo tempo. E a proposito di attese infinite e di un altro JRPG che verrà sacrificato in favore di Xenoblade, il 29 luglio, che è proprio lo stesso giorno della titanica produzione Monolith, arriverà Digimon Survive. Gli appassionati del brand non si lasceranno sfuggire questa via di mezzo tra una visual novel e un RTS, tutti gli altri probabilmente passeranno oltre. Un vero peccato perché l'art style è pazzesco e ibridi del genere mi incuriosiscono sempre molto. Certo, ci sono voluti più di 4 anni per far uscire Survive dal suo primo annuncio nel 2018 e quando lo pubblicano? Lo stesso giorno di Xenoblade. Un titolo sfortunato a dir poco. Vabbè, lo avete capito, il 29 esce Xenoblade e sì, per me è un vero e proprio must buy. C'è chi si sta trattenendo il più possibile per evitare spoiler, quindi non vi dirò nulla di preciso sul titolo. Se siete curiosi di scoprirne di più, andatevi a recuperare il direct dedicato uscito qualche settimana fa. E visto che me lo chiedete in molti, sì, secondo me si potrà giocare il titolo anche senza aver giocato i primi due, anche se ovviamente la conoscenza degli avvenimenti passati permetterà di cogliere delle sfumature altrimenti impossibili da individuare. Della Collectors abbiamo parlato già nello shorts di oggi, e che dire?
Day One, la versione liscia, e ci rivediamo a settembre sperando nella buona riuscita dei pre-order tramite My Nintendo Store. E passiamo ad agosto, un mese che fortunatamente lascia respirare un pochino di più, ma che tanto sarà dominato dal gameplay di Xenoblade. Comunque fate attenzione perché anche in questo mese ho da segnalarvi delle cosette molto interessanti. Cult of the Lamb sembra il crossover definitivo tra Doshin the Giant e The Binding of Isaac, e se questa descrizione pensate non abbia senso, beh, avete ragione. Il problema è che non è che si sia mai visto qualcosa di simile a Cult of the Lamb. I giochi pubblicati da Devolver sono una garanzia di qualità, ma per farvi un'idea su questo particolare roguelike che integra anche elementi da farm sim, se così possiamo chiamarli, il mio consiglio è di provare la demo disponibile su Steam. Il gioco uscirà l'11 agosto e verrà pubblicato anche su Switch. Peccato però che non sia incluso all'interno del Game Pass, sarebbe stato un titolo perfetto da provare sull'ecosistema Microsoft. Quando Rollerdrome è stato presentato, siamo rimasti tutti quanti un bel po' interdetti. E invece vi consiglio di recuperare il video di presentazione da parte degli sviluppatori, perché permette di farsi un'idea molto più chiara e concreta su questo titolo che chiameremo Tony Hawk con le pistole. Un titolo che scorre proprio bene. La cosa migliore di tutte, beh, che da esclusiva console Sony sarà disponibile sul PlayStation Plus dal Day One, il 16 agosto. Io do massima fiducia al team di Roll7, gli autori della serie Holy Holy. Chissà cosa avranno tirato fuori questa volta. Sono molto curioso. Altra chicca che proprio sono sicuro al 100% molti di voi non conoscono. Il 23 agosto uscirà su tutte le piattaforme Midnight Fight Express, un brutale titolo indie sviluppato da una sola persona. Immaginatelo come un Sifu con visuale isometrica. Io ho provato la demo su Steam e mi ha gasato tantissimo, vi consiglio di provarla, poi ditemi che ne pensate nei commenti. La vera star di agosto rimane per me Pac-Man World Repack, in uscita il 26 del mese. Bandai Namco è concentratissima su remake e questo Pac-Man World è un prodotto tanto inaspettato quanto benvenuto. Mentre le remaster di Klonoa si sono rivelate molto conservative, a detta degli sviluppatori il gameplay di Pac-Man è stato ritoccato pesantemente per modernizzare l'esperienza complessiva di questo platform tridimensionale. Io sono completamente impazzito al suo annuncio, tanto che ho iniziato a recuperare le vecchie edizioni del gioco. Vabbè, ho un problema. Sapete qual è l'unica cosa che mi ferma per ora? È che per il momento non sembra essere stata confermata un'edizione fisica per l'Europa. Io vi terrò aggiornati anche nel gruppo Telegram delle offerte poracce, però se siete amanti del fisico, tenete a mente questa cosa. E siamo giunti a settembre, un mese dove si alternano delle piccole produzioni molto promettenti ad alcuni dei giochi più importanti dell'anno, e iniziano a essere dolori per il portafoglio. Scusate, questo lo devo citare per curiosità più che altro. Il primo del mese uscirà Il Signore degli Anelli Gollum, un titolo che per anni è stato spacciato come una delle prime produzioni che avrebbero fatto assaggiare la potenza della next gen, ma che appena si è mostrato, beh, diciamo che il fatto che esca nativamente per Switch, anche se con 3 mesi di ritardo, vi fa capire quanto impressionante sia la produzione. Per carità, i fan del Signore degli Anelli magari non se lo lasceranno sfuggire, ma per me con Gollum potremmo avere uno dei più grandi buchi nell'acqua del 2022. Sarò felicissimo di sbagliarmi. Lo abbiamo amato su PlayStation 3. Pochi anni dopo ci siamo rifatti gli occhi su PS4 con la sua remaster in HD. Ora, 9 anni dal suo lancio ufficiale per la terza generazione di console Sony consecutiva, quell'immenso capolavoro di The Last of Us parte prima torna su PlayStation 5, prendendo gameplay e motore grafico da parte 2 e basta. Niente multiplayer e 80 euro al day one. Io ne ho spesi 60 per Skyward Sword e ho comprato la 3D All Stars, quindi sono l'ultimo che può esprimersi sulla bontà di un acquisto del genere. Certo è che 80 euro sono proprio tanti. Se ce l'avete a morte con Game Freak o semplicemente la qualità dei titoli Pokémon vi fa cascare gli zebedei a terra, ma vorreste comunque un'esperienza del genere, vi ricordo che il 6 settembre Temtem uscirà finalmente dalla fase di Early Access e vedrà la sua pubblicazione ufficiale anche su Switch. Io lo giocai al tempo su PlayStation 5, fine 2020 credo, un MMO veramente niente male, non sottovalutatelo. Il 9 è il turno di uno dei pezzi da 90 di Nintendo, Splatoon 3, titolo che immagino non abbia bisogno di introduzioni, e secondo me è la stessa cosa che pensa anche Nintendo. Non avete pure voi la sensazione che del gioco sia stato mostrato poco o niente? Da profano della serie faccio ancora fatica a trovare un tratto distintivo rispetto a Splatoon 2, però insomma, se siete in cerca della prossima hit online targata Nintendo, pregando in un'infrastruttura online degna di un titolo pubblicato nel 2022, Splatoon 3 è un must buy al day one.
Da includere assolutamente il 13 di settembre il secondo remake di 13. Ottima la scelta del giorno, e che dire, speriamo in una vera redenzione da parte di Microids, che ha dato un bel calcio nel sedere agli sviluppatori del remake e ha promesso una sorta di revisione totale del lavoro svolto nel 2020 con una patch totalmente gratuita che verrà accompagnata finalmente anche dalla pubblicazione su console ibrida. 13 all'epoca era un signore FPS e speriamo che questa sia la volta buona per avere un remake fatto come si deve. Sempre il 13 poi vi segnalo questa perla indie, Metal Hellsinger. Purtroppo non uscirà per Switch, ma se siete dei metallari, fate sto sforzo e prendetelo per una qualsiasi altra piattaforma. Io ho provato la demo su PS5 e penso sia il titolo più metal della storia dei videogiochi di sempre. Molto di più di Doom e oltre anche Brutal Legend. Un FPS pensato per andare a ritmo, e più si incastrano colpi e uccisioni seguendo il flow della soundtrack, più la musica si evolve dinamicamente, diventando molto più di un semplice tappeto sonoro. Fomento puro, e se fanno l'edizione fisica, per me è day one. Ora accorpo due titoli Square Enix che sono stati presentati insieme e che usciranno praticamente in contemporanea. Geofield Chronicles, previsto per il 22 settembre, e Valkyrie Exilium, previsto per il 29. Ora, in comune, oltre al publisher, hanno veramente poco. Il primo è un tattico alla Final Fantasy Tactics, mentre il secondo è una rivisitazione action di uno storico brand dei JRPG, ovvero la serie di Valkyrie Profile. In realtà li accorpo perché entrambi non mi convincono assolutamente. Sono un po' più fiducioso per Geofield Chronicle, che tra l'altro uscirà anche su Switch, ma c'è qualcosa nell'art style che proprio non mi va giù. Tra il poco tempo a disposizione e le sensazioni non proprio positive, io lascerò passare per il momento questi due titoli, ma si tratta di due uscite molto importanti, mi raccomando tenetele d'occhio, ma magari prima di acquistarle ad occhi chiusi aspettate le prime recensioni. Un passettino indietro per un titolo che in realtà non dovrei inserire, perché è già uscito qualche mese fa su Xbox e PC, ma il 27 settembre arriverà Tunic su PlayStation. Per me si tratta di uno dei migliori giochi dell'anno, uno Zelda-like come non se ne vedevano da anni? O forse da sempre. Io l'ho giocato su Game Pass e non lo prenderò su console Sony, almeno non per ora, perché voglio assolutamente l'edizione fisica. Però poracci, datemi retta, Tunic prima o poi va giocato assolutamente. E passiamo ad ottobre, il mese più complicato di tutti. Sono veramente scandalizzato dalla quantità e qualità dei giochi che verranno pubblicati in questo mese, e qui purtroppo andranno fatte delle scelte molto dolorose. Si inizia il 6 con Nier Automata, The End of Yora Edition. Sì, ok, non si tratta di un titolo nuovo, ma stiamo parlando di uno dei giochi più importanti della scorsa decade, il capolavoro firmato Yoko Taro e Platinum Games, un action che va giocato per forza, più e più volte. È un titolo che va scoperto assolutamente, però aspettate un attimo. Con tutto il ben di Dio che ci aspetta questo mese, diamo prima uno sguardo alle recensioni per capire se quello per Switch sarà un porting di qualità. E a proposito di porting di qualità, discorso molto simile, ma diverso, anche per No Man's Sky in uscita il 7 ottobre. Se per Nier c'è la possibilità che Square sbagli un porting molto semplice, con No Man's Sky abbiamo un lavoro che, se si rivelerà accettabile, avrà del miracoloso. La storia di No Man's Sky, del suo debutto difficile e poi della sua riabilitazione, la conosciamo tutti e speriamo che l'approdo su Switch sia la degna conclusione di un percorso degno di lode. 18 esce a Plague Tale Requiem, il seguito di quello che mi piace definire da sempre il The Last of Us europeo. Da comprare al Day One? Assolutamente no, però va giocato. Lo troverete sul Game Pass a partire dal Day One e mi raccomando, evitate come la peste la versione su Switch che sarà in cloud. Non si tratta di una priorità, però il primo capitolo per me è stata una delle sorprese più piacevoli in assoluto degli ultimi anni e spero che il seguito mantenga lo stesso livello qualitativo. Acquisto obbligatorio invece per Mario Plus Rabbids Sparks of Hope il 20 ottobre. E lo dico con questo tono perché, porca miseria, nell'arco di una settimana ci saranno 3 must buy e questo è il primo. Sono anche stanco di ripetervelo, ma recuperatevi assolutamente Kingdom Battle, innamoratevi di questa serie e poi iniziate a contare i giorni che vi separano dal 20 ottobre. Ecco, poi ricominciate a contare i giorni, ma fermatevi a uno, perché il 21 esce Persona 5 Royal, ovunque.
Ora qui la situazione è veramente difficile, a quanto pare ne uscirà una versione fisica, anche se per l'Europa ancora non ne ho trovata traccia. Poi per me si tratta di un gioco da avere assolutamente in portatile, quindi l'acquisto su Switch sarebbe quello preferenziale. Ma porca miseria, sul Game Pass è gratuito e non è che ci sia proprio tutta questa fretta, almeno per quanto mi riguarda, di imbarcarmi in un altro JRPG da centinaia di ore. Non so, poracci, fatemi sapere voi cosa farete con Persona 5. E il 28 abbiamo Bayonetta 3, che ve lo dico, secondo me sarà candidato ai GOTY 2022. Non vincerà mai, ma questa è una delle produzioni più importanti di sempre in tutto l'ecosistema Switch e sebbene non sarà un campione di vendite, potrebbe tranquillamente raggiungere lo status di classicone ormai proprio dei suoi due predecessori. Il trailer lo avete visto, sapete cosa aspettarvi. E sì, io lo giocherò con la censura, firmato il vostro boomer preferito. E passiamo a novembre, e dopo un ottobre devastante, continuano le mazzate. 4 novembre, Arvestella per me rientra nello stesso discorso delle produzioni Square che abbiamo affrontato a settembre. Se vogliamo però, non solo non mi convince appieno come titolo, ma in più fa riferimento a un genere molto di nicchia. Magari si rivelerà un'ottima produzione, io però ci andrei con i piedi di piombo. L'8 novembre, occhi aperti per vedere una nave colpita e affondata. Se per Gollum ho ancora una minima speranza che possa rivelarsi una produzione discreta, mamma mia che bagno di sangue che sarà Skull and Bones, una produzione che fa acqua da tutte le parti, da almeno un decennio. Fate molta attenzione a questa produzione Ubisoft e se per qualche motivo vi interessa, magari, che ne so, siete orfani delle ambientazioni piratesche, aspettate un attimo, ci sarà sicuramente un calo di prezzo consistente a pochi mesi dall'uscita, come accade per tutte le produzioni Ubisoft. Dai, non ci credo che arrivati a questo punto vi devo dire perché God of War Ragnarok è uno dei titoli più importanti dell'anno, l'unica altra produzione che potrà giocarsela ad armi pari con Elden Ring per il GOTY 2022. Già solo la rapidità con cui sono state polverizzate le collectors da 300 euro la dice lunga su quanta attesa ci sia nei confronti di questo titolo. Riuscirà ad avere lo stesso impatto che ebbe sull'industria il predecessore nel 2018? E il 18 novembre è invece il turno della nuova generazione Pokémon che sta facendo già tantissimo discutere. Tra una realizzazione tecnica sempre meno convincente e una marea di leak che hanno invaso i social media, sappiamo già come andrà a finire. Scarlatto e Violetto saranno disprezzati da tutti, riceveranno una quintalata di critiche, ma alla fine ce lo compreremo tutti quanti, dal primo all'ultimo, al day one e qualcuno pure in doppia copia, vi conosco. E siamo arrivati a dicembre e finalmente si respira, ma ci sono due titoli da tenere d'occhio, così dai, magari vi avanzano due spicci. Callisto Protocol purtroppo per me è una produzione paradossale, più lo guardo e più mi intriga, ma più sono sicuro che non lo giocherò mai. In uscita il 2 dicembre gli amanti dell'horror videoludico non devono farsi scappare le erede spirituale di Dead Space e forse abbiamo uno dei titoli più gore che si siano visti negli ultimi 10 anni. Tanta roba, forse anche troppa. Va citato infine anche Dragon Quest Treasures, uno spin-off che di sicuro avrà un certo peso nell'economia della lineup Switch in Giappone, ma che qui in Occidente e in particolare in Europa non smuoverà di sicuro l'attenzione del grande pubblico. Ci vediamo il 9 dicembre, ma prima di esprimermi sulla bontà di questo titolo aspetto di capirci qualcosina in più. Per ora mi sembra faccia un po' il verso a Leggende Pokémon Arceus, ma non è che abbiano mostrato poi così tanto. Voi che ne pensate? I mesi dell'anno fortunatamente sono finiti, ma prima di salutarci vi devo ricordare che ci sono ancora tantissimi titoli previsti per il 2022 che non hanno ancora una data certa. Chissà, magari verranno rimandati, in fondo ormai quest'anno siamo abituati a dei rinvii al 2023, ma vanno comunque citati. Final Fantasy Crisis Core Reunion è previsto per l'inverno 2022, quindi significa potrebbe uscire anche nei primi mesi del 2023. Io comunque rimango curioso di vedere la versione Switch. Nonostante tutte le critiche, Sega non molla e Sonic Frontiers è ancora previsto per le vacanze natalizie di quest'anno. Attenzione perché qui c'è puzza di catastrofe annunciata. Sensazioni diametralmente opposte per One Piece Odyssey, il JRPG basato sul noto manga di Oda che sarà sviluppato poi da ILCA, gli stessi dei remake di Diamante e Perla. E poi dai, anche Hogwarts Legacy per ora si è mostrato in ottimo stato. Speriamo che una volta svelato il gameplay vero e proprio la qualità si mantenga sugli stessi livelli. Nonostante le critiche e il silenzio di Ron Gilbert, Monkey Island uscirà comunque quest'anno e in esclusiva temporale su Switch. E poi c'è anche Metal Slug Tactics, ancora previsto per il 2022, anche se temo ormai se ne riparlerà l'anno prossimo, del progetto si è completamente persa traccia. Poi The Kawabanga Collection è chiaramente un prodotto indirizzato verso i nostalgici degli arcade anni 90,
ma anche chi si è divertito con Shredder's Revenge potrà trovare una raccolta molto interessante. Mentre l'ultima grande incognita di questo 2022 è lo sfortunatissimo Advance Wars. Ce la farà il titolo di Way Forward essere pubblicato prima del 2023? E questo, poracci, era tutto per oggi. No, sul serio, mi dovete dire nei commenti come pensate di sopravvivere a questi mesi infernali. Senza contare che se poi Nintendo annuncia a sorpresa una collection di Zelda, un remake di Metroid Prime, così volano altri soldi da dare via proprio gratis. Comunque vi aspetto nei commenti per sapere cosa pensate di acquistare e cosa invece rimanderete a un secondo momento. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e non mi resta che darvi appuntamento a domani con un nuovo video e una nuova live dedicata a Stray. Mi raccomando, fate bravi, riposatevi, ma soprattutto risparmiate duro. Io sono il Poro Pochi, Michele Soldi, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Voi la sensazione che del gioco sia stato mostrato poco o niente? Pronto? It's me, Mario! Sì.